buongiorno, ben svegliati a Lavana. Questa è la vista dal nostro balcone. Adesso andiamo a fare colazione. Per fare colazione dobbiamo cambiare palazzina, attraversare la strada. Tengo hambre de comer e déjà uno. Ma si dice comer e déjà uno? No, se puoi dire. Ah, c'è il muro. Che posto raffinato. Stiamo tutti cercando di navigare su internet perché l'unico punto del wifi è nella casa della colazione, ma non va perché siamo tutti collegati e l'abbiamo rotto. Buono! Abbiamo fatto colazione, mi sento in colpa, ho mangiato ben due uova fritte, due panini, del burro, della frutta e le crepe, sto esplodendo. Usciamo di nuovo, secondo giorno a Lavana, andiamo a vedere cose che non abbiamo visto ieri. Sono le 10:15 e ci sono 1000 gradi, fa caldissimo. Una corte di una casa tipica cubana, perché Teo sta per essere fregato, gli sta vendendo dei sigari di contrabbando, cosa non dovrebbe fare, però il posto è sicuramente caratteristico. Dietro di me i panni stesi, siamo in casa di uno praticamente, è tipo un negozio. Non fate queste cose quando venite a Cuba, andate nei locali, nei negozi autorizzati, non favorite il contrabbando. Qua è molto bello. È un'ora che facciamo foto, ci stiamo squagliando. Sta freschi qua. Stiamo freschi, sì, sì. Più ventilato che... Siamo al mare. Lì c'è la Florida e se avete visto un mio video di quando ero in Florida, ero esattamente dall'altra parte e dicevo lì c'è Cuba. Siamo a pranzo, forse. Si mangia. Non è stato buono come ieri. Adesso stiamo facendo tipo 4 km e mezzo sotto il sole. Siamo dei barbonazzi. Per andare a Vedado. O Vedado? Vedano. Vedano all'Ambro. Vedano all'Ambro. A Vedado. Cos'è Vedado? Il quartiere dell'Havana. Che negli anni 50, d'oro. 60, 70, 80, anni 50. Si è sviluppato di più. C'erano attività criminali e quindi sono nati alberghi. Questa cos'è, l'ambasciata americana a Havana? Piccola! Dopo ore sotto sole cocente siamo arrivati in Piazza della Rivoluzione, che è questa qua grandissima dietro di me, ed è famosa per il ritratto del Che. Questo è il Che. Da qua si vede meglio. Siamo tornati con una macchina tipica.
siamo tornati a casa, è stata una giornata pesantissima, come potete vedere credo di essermi sbruciacchiato. Siamo stati un po' di tempo in un bar carinissimo a berci una birra con un po' di musica cubana, è stato veramente divertente. Adesso doccetta, ci cambiamo e ultima cena a La Habana. Siamo stanchi, noi si va a dormire, ma con voi ci si vede nel prossimo video. Vi porto a Vignales, quindi iscrivetevi al canale, commentate, condividete, insomma sapete già cosa fare. Ciao!